alla scadenza del termine pubblicati gli ultimi sondaggi per le elezioni politiche del 4 marzo. Le ipotesi di consenso per coalizioni e liste. È scaduto il termine, non potranno più essere pubblicati e diffusi i sondaggi per le elezioni politiche di domenica 4 marzo. Ecco perché tutte le società di rilevazioni statistiche hanno pubblicato le loro ultime stime e secondo tali ultime le percentuali di consenso ipotizzate non sono mutate in modo rilevante nel corso delle settimane appena trascorse, proiettando vincitori il centrodestra, poi il Movimento 5 Stelle e poi il centrosinistra. Tuttavia nessuna coalizione o lista conquisterebbe il 40% e quindi si profila l'ingovernabilità a meno di intese, altrimenti il voto bis. La coalizione di centrodestra è composta da Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d'Italia e Noi con l'Italia. Nella coalizione di centrosinistra sono in forza Partito Democratico, Più Europa, Civica Popolare e Insieme. Movimento 5 Stelle, Liberi e Uguali del Presidente del Senato, Piero Grasso, non sono coalizzati. Secondo l'Istituto Piepoli la coalizione di centrodestra è al 37%, quella di centrosinistra al 29,3%, con il PD al 24,5% e il Movimento 5 Stelle al 27%. E poi Demos assegna alla centrodestra circa il 35%, al Movimento 5 Stelle il 27,8% e alla centrosinistra il 25% circa, con il PD al 22%. E poi, secondo Ipsos, il centrodestra è al 35,6%, il Movimento 5 Stelle al 28,6% e la coalizione di centrosinistra al 27,9%, con il PD al 22,6%. E poi, secondo il Sole 24 Ore, il Movimento 5 Stelle è a poco meno del 30% e il centrodestra sopra il 35%. Infine SVG stima il Movimento 5 Stelle tra il 27 e il 29% e il centrodestra tra il 34 e il 36%. Calcolando una media tra i diversi sondaggi, a due settimane dal voto il centrodestra è al 36,8%, il Movimento 5 Stelle al 28,1% e il centrosinistra al 27,4%. Liberi e Uguali sarebbe al 5,7%, dunque oltre la soglia di sbarramento.